Federico Roger. Buonasera, eccoci, siamo in quattro oggi. Ho davanti a me Adriana Vitale, Evaldo Cavallaro e Federico Salvini. Siamo, come ospiti tre intellettuali, ognuno ha una sua specialità, che è scrittrice, poeta, psicoanalista, psicologo, scrittore. E vogliamo parlare un po' di attualità, ecco, senza, non abbiamo nessun tema specifico in programma, nessuna scaletta di domande. E io inizierei da Adriana, perché come gentil donna, ecco, voglio che sia lei a Grazie, incominciare la conversazione. grazie, grazie Giovanna. Dici qualcosa di te, Adriana. Pronto? Ci senti? Bene, io sono pedagogista ad indirizzo pedagogico, la laurea. Però l'indirizzo vero poi sul quale ho lavorato molto è quello psicologico. Infatti ho fatto la laurea a Catania e a Roma la mia specializzazione in psicoprofilassi ostetrica, che in parole povere sarebbe la preparazione famosa delle coppie alla nascita del figlio. E ho lavorato a Roma presso l'ospedale Gemelli, mi sono specializzata la prima volta e poi anche al Fate Bene Fratelli, sempre di Roma, anche gli internati con il famoso professor Forleo. Non so se ne avete sentito parlare. Romano Certamente. Forleo. Bene. L'accoppiata Forleo Vitale. Ecco. Infatti, devo dire che quando facevo gli internati, il professore veniva a vedere un attimo dove stavamo noi ragazze a lavorare con le gestanti che poi sarebbero diventate mamme. E una sera mi incontrò e si mise a parlare per diverso tempo e gli spiegai che avevo in mente una diciamo pubblicazione futura di un libro proprio sulla nascita e ne parlammo a lungo. Lui fu molto positivo nei miei confronti, tanto che inizialmente gli mandai anche delle bozze. Però purtroppo con la mia fortuna il professor Forleo dopo qualche mese è deceduto. E quindi ho fatto il mio percorso senza di lui e il libro è uscito. Eccolo qui, lo vedete. Sì, alza un po', alzalo un po', alza Si un po' il chiama vetro. Nascere insieme, corredato anche di un CD. Eccolo. Roleplay della nascita, perché feci una bellissima sperimentazione sulla scia dei dettami del professor Forleo, che mi indicò in linea di massima ciò che era completamente nuovo per la preparazione al parto, che comunque coinvolgeva anche il partner. E questo significava che intanto anche il papà del bimbo si preparava, diciamo, immaginando insieme alla sua compagna che cosa poteva succedere nei momenti della fase espulsiva, che è quella diciamo che fa tanta paura alle donne.
E così feci delle sperimentazioni attraverso i gruppi che io preparavo presso uno studio medico. E venne fuori un bellissimo ciclo della nascita, eccolo qui, che venne allegato alla prima stesura del libro Nascere Insieme. E poi ha avuto una seconda pubblicazione. Ecco qui. L'autore sono sempre io e la casa editrice Armando. La presentazione invece è stata fatta dal professor Cancrini. Non so Giovanna se tu, ecco, di Cancrini hai No, sentito io ho parlare, ma Evaldo studiato, senz'altro sì, lo no, io conoscerà, forse. ho studiato a Napoli, ho fatto anche l'esame di pedagogia, psicologia dell'età evolutiva Età evolutiva, e sì. anche neuropsicatria infantile l'ho fatta a medicina, anche psichiatria l'ho fatta a medicina, questi due esami. Bene. No, però non, questi no, forse l'avrò Bene, sono studiato tanti anni stati, fa, non mi guarda, ricordo. dai 50 in poi, dagli anni 50 in poi, la preparazione al parto ha avuto, diciamo, degli stravolgimenti, perché prima era esclusiva della madre, della donna, invece finalmente è stato accolto anche nella sala parto il partner, purché faccia la famosa salmonella, la indagine sulla salmonella. E abbiamo visto che moltissimi hanno accettato questa nuova modalità. Bene, questo per quanto riguarda il nascere insieme. Poi ho inizialmente, diciamo, trasferito in un altro video la sperimentazione del role playing della nascita. Praticamente consiste in un cambio di ruolo fra la madre e il bambino. Non più la madre che parla al bambino immaginato, ma è addirittura il bambino che dice alla madre ciò di cui ha bisogno in quei momenti. Quindi avviene questo. La madre immagina che il bambino in quei momenti le dica qualcosa. Scrive ciò che il bambino può in quei momenti dire avendo bisogno di alcune cose e poi viene praticamente rappresentato insieme al padre all'interno del gruppo. È diventata una cosa di cui praticamente i genitori poi mi hanno detto hanno, diciamo, nella fruizione del momento avuto un beneficio enorme. Quindi ci sono tanti bambini che portano anche il mio nome. Ecco, Ah, questo per quanto riguarda la sì, però parte. sì, poi facciamo un altro turno, sennò diventa troppo. Sì, mi stavo bloccando con Ecco, questo. Questo per scusati. quanto riguarda la parte scientifica, perché io poi, man mano, ho lasciato la scienza e mi sono messa invece a fare tutt'altro, ma ne parliamo dopo. Sì, perché nel frattempo che tu parlavi c'era Federico che voleva dire qualcosa, vero Federico? Beh. Perché anche tu sei Federico è un papà, papà sì, o no? c'ha due figli, no Federico? Dovevo commentare magari Federico. quello che aveva detto Adriana, ma in realtà è una delle cose che conosco meno, anche se ho avuto io effettivamente
due figli, non io, ma la... Ma lui ha assistito alla nascita? No, lavoravo in quei momenti. Ero al lavoro e poi è stata una cosa improvvisa che non avevo preventivato in entrambi i casi. Quindi non avete frequentato, diciamo, un corso di preparazione, niente? Parliamo di 30 anni fa, Non so se già c'erano questo genere di cose. Sì, incominciavano ad esserci. Quindi non sei stato all'interno della sala parto? No, effettivamente no. Va bene. E allora, dimmi, cosa vorresti adesso sapere? Ma no, non so se volessi veramente sapere qualcosa. Credevo di poter magari introdurre anche nuovi argomenti, sì. Siano semplicemente di ordine medico. Però magari... alza un po', Federico, alza un po' la voce che ti sentiamo un po'. Dicevo più vicini alla mia specializzazione, che attualmente, solo attualmente, è la scrittura. In realtà nel corso della vita ho imparato talmente tante cose, ho fatto talmente tante attività, che la scrittura è, diciamo, un ripiego della mia età. All'età che ho, con la salute che ho, non posso far molto più che scrivere, anche se mi piacerebbe moltissimo continuare a viaggiare come facevo in gioventù o conoscere persone interessanti. Recentemente devo dire che ho conosciuto parecchie persone interessanti che mi stanno introducendo a un mondo forse un po' più ampio di quello limitato della società fianese, che nonostante tutta la buona volontà resta sempre, diciamo, legata a dei cliché o degli stereotipi, insomma, piuttosto, per così dire, cioè non particolarmente evoluti e acculturati. Mentre negli ambienti che sto frequentando adesso, ad esempio tramite Giovanna, ma anche tramite Valdo e tanti altri, trovo più, diciamo, comodità nella mia qualità di intellettuale eclettico, di un erudito in un certo senso, benché io non sia persona che abbia studiato oltre il liceo. Attualmente, dopo tante peripezie, perché la mia vita è stata veramente una stranezza, tragica per certi versi e anche gioiosa, un po' alla Forrest Gump di Paese, attualmente mi occupo di scrittura e mi occupo in particolare di fantascienza, anche se in passato mi sono occupato di teatro, ho scritto racconti e altre cose. Attualmente questo compito prende, diciamo, la maggior parte delle mie attività intellettuali, e non è un compito semplice perché richiede un tipo particolare di attenzione e di fantasia, che è un po' un misto fra una realtà che comprende continui richiami a fatti attuali e altre fantasie e immaginazioni che provengono, nel mio caso, dal sogno. In realtà, dal sogno? Sì, in realtà credo, da come leggo tutte le opere dei maggiori scrittori, in qualche modo tutte quante sono legate in qualche modo al sogno. Altrimenti non si riesce a essere veramente efficaci, comprensibili e interessanti, se la vicenda non è in qualche modo ispirata a questo o a quel sogno fatto durante qualche momento della propria vita. È questo un concetto che è poco noto, forse, se vogliamo, ma che comunque è comprensibile. Le immagini del sogno, per quanto strane, aliene e quindi favorevole alla fantascienza esse siano, sono comunque percepite come qualcosa di umano, di comprensibile, di naturale, di accettabile sotto il profilo narrativo, molto più facilmente dei meccanismi, diciamo, che provengono dalla pura e semplice ragione,
dalle vicende strutturate in modo da assomigliare alla pura e semplice realtà. Questo è uno studio, è un lavoro che mi sta impegnando moltissimo. E attualmente mi occupo praticamente soltanto di questo, oltre che di, non so, di altre attività minori come contatto con la natura e viaggi limitati in zone circostanti per stare nei boschi, nei campi e sulle acque, tutto qua. Ecco, adesso la parola, scusami Federico, poi facciamo un altro giro di conversazione. Adesso voglio passare la parola a Evaldo. Ecco, dimmi Federico. Tanto dire un'ultima cosa a Evaldo devo ringraziarlo perché attraverso lui ho cominciato a conoscere ancora altre persone. E ho ricevuto ultimamente delle chiamate di persone che hanno ascoltato certe sue parole e si sono interessate al mio lavoro e per questo io lo ringrazio moltissimo in particolare. Grazie a te, onoratissimo. Ecco, adesso la parola a te, Evaldo. Allora, io sono un triplice ammiratore di Giovanna Canzano, di Federico Salvini e naturalmente di Adriana Vitale, anzi, in ordine, dovrei dire, di Adriana, Giovanna e poi Federico perché l'ho conosciuto più recentemente. Allora, che dire di Giovanna? Giovanna, ho letto e abbiamo parlato anche del suo libro sulle radici ebraiche di Kafka, naturalmente, e ho partecipato a tanti dei convegni storici organizzati da Giovanna Canzano, che considero una vera operatrice culturale, una moderna Madame de Stael, insomma, qui in Italia e non solo. Adriana Vitale, ho presentato tanti anni fa il suo libro sulla preparazione alla nascita, sull'educazione alla nascita, sul nascere insieme e ho partecipato alle sue performance poetico-musicali, anche in qualche modo teatrali, legate alla sua produzione poetica molto, molto bella e interessante. Anzi, poi se Giovanna me lo consente, leggerò qualche rima di Adriana. Certo. E Federico, sì, certo, che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere proprio a casa di Giovanna, ho letto con molto interesse e curiosità il suo libro, non so se visibile, sì, Storie di laggiù, di Federico Salvini, una serie di racconti decisamente intriganti, insoliti, perché il fascino maggiore che ho trovato nei libri, in questo libro perlomeno, di Federico Salvini, è il vedere la realtà da un punto di vista altro, di altre, non comune, non ordinario, o addirittura di altre creature. Però, come ho detto, vorrei vedere se Adriana si ricorda il titolo di questa sua poesia, che io proverò indegnamente a leggere. Un attimo essenziale ed è la vita. Nuda, accanto a te mi esplodi dentro, spossata dal pianto scorre vitalità, felicità, mi respira il tuo respiro, follebrezza, incertezza d'un possibile domani, improvviso battito di gioia esultano. La tua mano sfiora la mia mente, nell'impeto improvviso, avido ad averti, io ti sento, siamo nati ora. Qual è il titolo, bravo, Adriana? Siamo nati ora. Siamo nati ora, appunto. Perché Adriana ha il fascino della siculia. Adriana è un esempio classico di bellezza siciliana, etnea, prorompente, yeah, sì, e sì, così via. Quindi, bello. E poi leggerò, yeah, qualche cosa nel mio secondo turno di Federico, qualche riga, okay, di Federico che mi ha intrigato. Bene. E allora io concludo dicendo che la raccolta di versi poetici è seguita dopo vari anni dalla pubblicazione del libro sulla nascita ed è una raccolta di poesie che inizialmente
avevo recitato insieme a Vincenzo Sartini, nostro amico, non so se Giovanna lo conosce o No, non meno, ancora. non ancora. Avevamo Quando lo conoscerai registrato. ti innamorerai. Ah, bene, finalmente. Che è un medico oculista, chirurgo oculista, che però da molti anni ha lasciato la professione medica e si è dedicato alla scrittura, scrive dei romanzi molto belli, e al teatro, come regista e come attore. Quindi un Anche uomo di teatro. cultura, un uomo Bene. rinascimentale, come anche Giovanna. Sì. E anzi, Allora, Giovanna rinascimentale, Federico Salvini interplanetario, un uomo addirittura, mamma mia, cosmico. ma qui stiamo andando proprio fuori dal mondo. E No, Adriana, perché una Federico, donna con i suoi vulcanica, romanzi, esplosiva. lui guarda oltre a questa realtà, guarda la realtà che viene dopo, c'ha già l'occhio Bene, nel non futuro. vedo l'ora di leggere il suo libro perché ultimamente ho letto un libro che sta veramente fuori dalle righe, con una mentalità completamente differente, che si intitola, non so, Federico, ascoltami, se tu lo hai letto, si chiama Le nostre anime nella notte. Federico è troppo Scritto da impegnato a chi è? scrivere libri suoi. Chi l'ha scritto Bene, questo poi te libro? lo regalerò, va bene? Io Chi è darei. l'autore? E Guarda, c'ha un nome particolarissimo. Se mi aspettate, vado a prendere il libro perché non immaginavo di doverlo, diciamo, Eh sì, dire. magari sì, perché abbiamo detto il titolo, Sì, sembra e adesso poi lo vado interessante. a prendere. Allora, intanto finisco, Sì. Evaldo, il discorso, dell'eroe dentro. Che è il suo libro di poesie. Il mio, sì, la mia raccolta poetica, che è stata pubblicata su un CD con inizialmente la recitazione, ritorno a dire, di un mio amico, di Evaldo, e poi invece è stata trasferita in una rappresentazione composta di otto delle poesie che si trovano nella raccolta, però recitate, musicate e cantate da una mezzosoprano. La Marcella Quindi, Foranna. la Ecco, Marcella conosco. Foranna è la cantante, e poi c'è sempre il nostro amico, anche lui ex oculista, e il giovane compositore Nisi. La raccolta di poesie è questa qui, Un eroe dentro. Questo io ho fatto sempre i CD di ogni pubblicazione e poi la rappresentazione è stata eseguita prima presso il Museo Civico dei Castelli Romani, all'Annunchio. Poi siamo andati al quartiere Coppedè, presso il centro di Corrado Veneziano, infatti si chiama proprio Veneziano il luogo, molto bello, e poi siamo stati a Villa Sarsina, ospiti del comune di Anzio, una villa bellissima, vero Evaldo? Tu c'eri, Assolutamente la sì, villa bello, sì. veramente Sì. non potevole. E adesso volevamo fare qualche altra rappresentazione, però il Covid ce lo ha proibito. Bene, un eroe dentro, creatività contemporanea, eccolo, e come vi ho spiegato, recitazione di otto percorsi poetici che poi sono stati musicati da questo giovane musicista e cantati da Marcella Foranna, che è una mezzosoprano. Bene, mi fermo qui. Che voleva parlare Non Federico? lo so, Federico credo che volesse. Sì, volevo dire alcune cose personalmente a ciascuno di voi.
A Giovanna volevo dire che le sono molto grato perché attraverso lei ho incontrato, ho rivisto dopo tanti anni di separazione, di dimenticanza, un sacco di persone interessanti. Peccato che adesso Sì. posso, Federico, ti tolgo un attimo la parola, che ho fatto il convegno sugli UFO e c'erano tanti cari amici che sono venuti e le mie intenzioni sono quelle di organizzare qualche altra cosa, però perché casa dove abito adesso è proprio minuscola, bisogna fare gli eventi in giardino. Per cui io spero di poter fare qualche altra cosa in giardino, però magari pomeridiana. E poi eventualmente uno può andare a mangiare una pizza perché in giardino poi diventa freddo la sera. Oppure se è freddo c'è a Fiano un bar che ha una saletta dove eventualmente ci si può appoggiare per fare un evento. Ecco, per cui anche a meno che non chiudano tutte per il Covid, vediamo di organizzare a breve un altro Tra l'altro, evento, diciamo. detto questo, volevo anche dirti che purtroppo il mio secondo volume della serie Città del Millennio non ha potuto avere una presentazione adeguata proprio per questo motivo qua. E non l'ho potuto far vedere a nessuno, proprio perché abbiamo questa situazione al presente e quindi è tutto più difficile. Se tu riuscissi in qualche modo a agevolare questo genere di eventi, faresti una cosa meritoria per tutti, così Eh sì. non ci troveremo bloccati continuamente intimoriti da dei rischi di questo tipo. E questo, insomma, è quello che io in un certo senso spero di ottenere da te. Naturalmente parteciperei alla maggior parte di simili eventi, andrei in qualunque bar, in qualunque ristorante ci si dovesse andare, in buona compagnia, e ti ringrazio di nuovo per aver. Ok, allora vediamo di organizzare più presto anche una presentazione del tuo libro e ai quali chiaramente ci già chiediamo la collaborazione di Evaldo come, sia come Onoratissimo. relatore che come organizzatore, perché magari ci puoi suggerire anche qualche altro relatore e che sia, diciamo, in sintonia con i libri di, con nome d'arte, dove chiamare, di Beh, Federico. Adriana Vitale sicuramente Anche sarà sì. in sintonia. A proposito di Adriana Vitale, volevo dirle che è lei la sola che non conosco, perché mi Lei ha piacerebbe. lasciato? Scusa, non ho capito. Sola che non conosco personalmente. A Ah, me sembra che non ci siamo. ancora. Non ancora, però aspettiamo, ecco, di vederci qua a Fiano, perché ormai. Giovanna sarà complice di incontri. Appena bel tempo bisogna fare il pranzo invece che la Volevo cena, dire ecco. anche Per il a me. momento il giardino è ancora così bagnato che se esco fuori mi sembra di stare in sabbia mobile, no? Che sprofondo Certo. dopo 10 giorni di pioggia, tremendo. Siamo pronti a tutto, ci abbiamo gli eroi dentro, ci abbiamo i Ecco. personaggi cosmici di Federico, figuriamoci se ci spaventiamo un po' di pioggia. Di Federico, cosa mi volevi dire? Mi piacerebbe che tu ripetessi il titolo del libro che intendevi, mi pare che hai detto, donarmi, e io Il a mia volta ti regalerò i miei, in modo che questo sia. tuo, grazie, va bene, I faremo uno suoi scambio. sono Adesso lo minimo tre, prendo. quelli di Federico sono minimo tre, credo. Uno Ah, come tre Federico libri, ma Salvini, me e ne ha scritti altri tanti, due con uno Federico. pseudonimo. Poi ce ne stanno altri in programma. Ne ha scritti tanti, Ma Federico. lui forse me ne vuole regalare uno solo. No, io Non ho regalerei. capito. No, no. Lui, Federico è un Tutti generoso, un e tre? uomo vero, te le Wow, regalerà tutti e tre. Federico. Ok, nonostante il Covid, ti invio un bacio. Va Sono bene, invece, Evaldo, sono molto adesso curioso, volevi Federico, se Giovanna mi consente. leggere? Sì. Federico, come ti è nata l'esigenza o come hai scoperto l'opportunità di usare uno pseudonimo? E perché proprio quello? Dunque, Interessante, la domanda è che me l'hai captata nella mia mente, immagino, questa domanda, sì, me Evaldo. l'hai mandata tu Te l'ho telepaticamente. mandato io. Tutti differenti fra loro. Cioè, il primo, innanzitutto, è che purtroppo il mio cognome è troppo appariscente e rischia di attrarre l'attenzione sull'autore invece che sull'opera.
o di qualificarla per delle qualità che non ha. Quindi, in un certo senso, il primo motivo è questo qua. Cioè, un altro motivo è che questo tipo di letteratura non è consueta nel panorama letterario italiano. Se ci pensiamo bene, la fantascienza italiana è una cosa molto limitata. Grandi autori non ne abbiamo mai avuti, mentre al contrario, in paesi anglosassoni, è tradizionale. Il motivo per cui non abbiamo avuto tutti questi grandi autori, eccetera, perché noi siamo la sede di un'entità secolare che ha sempre un po' trattenuto queste fantasie, oppure, peggio ancora, che se ne è appropriata come forme di misticismo, di sogni, eccetera, cioè la Chiesa Cattolica, che è sempre intervenuta ogni volta che qualcuno ha cercato di portare avanti un discorso che non sia basato soltanto sulla pura e semplice realtà. Da noi, chiunque ha delle grandi visioni, dei grandi sogni o delle grandi fantasie, molto facilmente viene avvicinato da qualche prete che subito gli dirà che ha visto, ahimè, la Madonna, i Santi, eccetera. Purtroppo questo succede fin troppo spesso da noi. C'è un po' una tradizione secolare. Ciò che invece non accade nei paesi anglosassoni, dove piccoli popoli, folletti, fate, eccetera, fanno parte di una cultura consolidata, diffusa a tutti i livelli, e che non è contrastata e di cui non se ne approfittano nessuno. E resta questo è il motivo per cui, il secondo motivo per cui ho scelto uno pseudofono, uno pseudonimo anglofono. È difficile però insieme. Sì, va bene. Ok. Allora, Evaldo, cosa volevi leggere? Sì, allora, volevo leggere quattro righe specifiche di Federico Salvini. Le storie di Laggiusso è una serie di racconti brevi, e queste poche righe sono di Emilia sola in casa, Federico se lo ricorderà. Molto umoristico. Bagnò tutti i fiori con cura e rientrò in casa. Appena ebbe lasciato il terrazzo, dalla base della grondaia emerse una voce sommessa. «Secondo te, la vecchia è un po' fuori con la testa?» Rispose il vaso di gerani. «Sinché continua ad annaffiarmi regolarmente, per me è ok». Ecco, mi piace molto il fatto che Federico faccia parlare gli oggetti, le piante, gli animali. E infatti vorrei leggere qualche riga della sua amica che gli ha fatto la prefazione al volume, Daniela Magro, che è stata molto illuminante anche per me, perché il suo primo racconto, indubbiamente Il popolo della collina, è un racconto, come lo definisce Federico, correggimi se sbaglio, criptico. Poi spiegherei meglio la tua scelta di questo termine e di questo tipo di presentazione degli eventi. Allora, dice l'autrice della prefazione, Daniela Magro, Il popolo della collina è uno dei racconti che fanno parte della presente pubblicazione, mi colpì nel profondo fino a rimanerne folgorata. Beh, devo dire che anch'io sono rimasto folgorato da Federico Salvini e lo sarò chiaramente ancora di più dallo pseudonimo, perché, come dire, c'è già Federico Salvini, mi ha fatto questo effetto, figurati il tuo nome d'arte. Allora, dice la Daniela, avevo da poco perso la mia amata gatta, ma intorno a me continuava ad aleggiare la sua presenza, felpata e discreta. E quella presenza la ritrovai intatta nelle pagine di quel racconto che pure sembravano narrare altro. Ed è vero questo, bravissimo Federico. Compresi subito chi fossero i personaggi e non mi fu necessario arrivare alla fine, perché Federico era riuscito a descrivere il loro modo di essere al mondo come solo un attento osservatore di mondi
può fare. Questo era il vantaggio di Daniela rispetto a me. Io ho letto il racconto senza aver letto prima la prefazione. Se avessi letto la prefazione, probabilmente avrei capito subito la chiave di lettura, ma ne sono rimasto anch'io folgorato e affascinato. Quindi lo immaginai, dice Daniela, immaginai Federico, lo immaginai allora fermo, affacciato a una finestra per giorni, mesi, scrutare silenzioso i gatti che alloggiavano nella strada, fino a riuscire a coglierne l'anima più profonda. Compresi così che la sua scrittura traeva origine dai suoi silenzi, dalle sue lunghe pause, necessarie per osservare e cogliere anche i più piccoli particolari della vita. Ecco, Il popolo della collina è veramente un racconto delizioso che mi sono compiaciuto poi di rileggere alla luce della prefazione di Daniela Magro. Bravissimo, Federico. Bene, bravo. Bravissimo. Io però non dovremmo, so se vorrei ho sentire anche qualcosa. Scusa, Adriana. Vorrei sentire anche qualcosa di Giovanna sul suo libro sulle radici ebraiche di Kafka. Ah. E anche sul prossimo convegno che Giovanna ha intenzione di organizzare. Il prossimo convegno è ancora da elaborare. Diciamo, vorrei di nuovo trattare il tema ufologico, perché ha tanto interessato, insomma, degli amici, e portando, diciamo, tra i relatori anche Valdo e un altro amico di Dario Del Buono, che non è riuscito a venire un'altra volta perché erano già tre, e poi era fuori Roma. Comunque cercheremo di farlo a breve, insomma. È il mio libro, insomma, io parlo dell'identità ebraica di Kafka in un momento in cui tanti ebrei praghesi si allontanavano dall'ebraismo per entrare nel mondo, per appropriarsi di quella letteratura e di quelle attività diciamo professionali che prima gli erano diciamo negati, per cui erano, diciamo, alla ricerca di cose nuove. Però questa novità di entrare nel mondo dei goim, tra parentesi, li ha poi molto spesso allontanati dalle loro radici, e questo, diciamo, è stata una cosa non tanto carina. E invece Kafka, in quel padre, ha fatto questo discorso di volere che il figlio entrasse nel mondo. Il figlio è entrato nel mondo come il padre voleva, però poi non è riuscito ad allontanarsi dalle sue radici ebraiche e ha fatto di tutto, diciamo, per rimanere nell'ebraismo e criticare tanto chi invece poi si è allontanato. Perché il mondo, alla fine, cosa gli offre? Non gli offriva ciò che gli dava invece l'ebraismo. Per cui molti ebrei, entrando nel mondo, si sono trovati poi spodestati e senza radici. Dimmi. Certo. È l'eterno problema del tradire le proprie radici, le proprie origini, insomma. Certo. Sì. Sradicarsi oggi, da se stessi. Sì, anche oggi vediamo tanta gente per necessità di lavoro si sposta, e dal posto dove è nato si sposta nei paesi limitrofi, addirittura magari l'altro lato del globo, no? Però quando uno poi perde le radici, non è che si porta appresso tutta la famiglia, si porta appresso ciò che gli rimane, no? della sua identità, e in un altro luogo deve ricominciare da capo. Certo. Deve ricominciare a, prima si deve adattare, poi deve far capire agli altri le sue origini, cercare di farsi, diciamo, accettare nel complesso, perché sennò i nuovi vicini di casa lo conoscono da quel momento in poi per quello com'è, e senza nessun aggancio, senza conoscere la sua storia, e dargli, diciamo, un'importanza molto più limitata di quella che magari può avere nel suo paese di origine. Certo. E Adriana cosa diceva? Sì, volevo... Io Kafka lo adoro, mi piace moltissimo, proprio tanto. E comunque, ecco, le problematiche ebraiche sono quelle che poi lasciano un segno indelebile proprio. E allora vediamo un attimo che cosa voglio dire con questi versi. Un eroe dentro,
quando scoppia la bomba di Hiroshima, quando corre tuo figlio in Afghanistan, quando le torri non sono più gemelle, quando il ghiaccio si scioglie e nessuno può nuotare, quando l'ignoto si avvicina, la tua mano cerca invano, ma il riflesso del perdono scorre vivo nei tuoi occhi e tu rimarrai un eroe dentro, nell'immortalità. Bravissima. Brava. Ah, sì, applauso, certo, a Adriana. Ok. Allora, volete che vada a prendere il libro? Un brivido. Un attimo. Allora, scusate, voi e anche Federico sarebbe carino che scegliesse, se Giovanna è d'accordo, che Federico scegliesse qualche riga sua da leggerci. Tu, Federico, di uno dei tuoi volumi, un breve periodo, una breve frase, un aforisma, un tuo principio esistenziale, un consiglio di vita. Molto, se deve essere molto breve, potrei raccontare proprio l'ultimo, il finale, l'ultimissima parte di questo libro. Sì, aspetta un secondo, così anche torna anche Adriana. Sì. Invece volevo chiedere a Giovanna come sei riuscita o come riesci a tenere buoni i tuoi cagnolini? Niente, infatti... Sono abituati che mi sto spesso qua davanti Se ti vedono, ho capito. Se ti vedono no, al ma lavoro, adesso si è avvicinato Pixel, infatti vede che non si lo vede, sta accarezzi. lontano. Vuole essere accarezzato. E ogni tanto sì, si muovono, mi cercano qua dentro, però insomma, chiudo tutto. Quando sei al lavoro sono buoni. Sì, ho chiuso tutte le porte così non sentono rumori da fuori e non abbaiano, insomma, per il momento stanno tranquilli. Certo, brava. E anche se riuscita a creare una perfetta convivenza interrazziale, un mega Sì, gatto perché con la due cani. gatta, loro ogni tanto insomma, sono chiaramente gelosi tra di loro, tutte e tre sono gelosi, cioè io se accarezzo uno non posso tralasciare Ah, l'altro. certo. E poi vedo che tra di loro si fanno anche le lotte, no? A chi deve venire più vicino a me, chi deve avere le mie attenzioni tra Quindi di loro. tu sei la mela Il stregata centro, sopra, sì. il Infatti se pomo mi metto sulla d'Adamo. poltrona ce l'ho tutte e tre che mi saltano addosso, per cui ognuno fa vedere che non qua che l'altro non c'è, fanno finta che sono da soli, no? La gatta si mette qua. E cagnolino magari sta più in basso e allora però fanno finta di non vedersi, ecco, di ignorarsi a vicenda. Ho capito, per non entrare in guerra dichiarata. Sì, Ma sì. questo, la convivenza con due cani che ti adorano e una gatta che ti adora, ti hanno Allora, allenato anche a essere corteggiata l'autore da tre vive uomini in America, ma contemporaneamente? non No, è no. americano. Aspetta, Kate Adriana, metti. Arrus. Le nostre anime nella notte. Fai vedere il libro, alzalo un attimo. Fallo vedere. Adriana, fai vedere la Non so che copertina. dirvi. No, non c'è Se il microfono, non si volete, sente. vi leggo qualcosa. Adriana, Comunque, Adriana, devi mettere. devi mettere l'audio, devi mettere gli auricolari, Adriana. Non ti sente, non ti. Il costo del libro mi pare che sia 17 euro. Sì. Adriana, devi Non ti mettere gli sente, non ti auricolari. sente. Arruf è del 43 nato, 2014, è stato uno dei più grandi scrittori americani. Aspetta, Devi mettere gli auricolari. aspetta che non sento niente. Ecco, adesso sì. Dimmi. Devi mettere gli auricolari, era questo che stavamo cercando di dirti. Ecco.
Mamma mia, ma mio figlio mi ha fatto degli auricolari che sono tremendi. Ecco, Complicati, sì, dimmi. da tavolo. Dimmi. Ecco, Allora, fai vedere la se copertina del libro. sì. Sì. Si vede? Alzala un po'. Tira, alzala su, Gira, spostala, concentrala nel spostala a video. sinistra, a sinistra, Ancora. Alza. più in alto, più in Ancora. alto. Ancora, Kent ancora. Aruf, le nostre anime di notte. Kent Aruf, Nella notte. le nostre anime di notte. Di notte. Di notte. Ah, di notte, scusa. Ok. Bene. Bene. Allora. Fortunato Federico che ha ricevuto, riceverà in dono questo. Adriana, non dire il Me lo prezzo. presterà. Ok, grazie, grazie Giovanna, sei stata gentilissima e paziente, soprattutto per Non chi ti preoccupare, ho fatto che tante sembra interviste tutto che benevolo. di questi problemi tecnici ne ho riscontrati tanti, ecco, Tanti, non è la vero prima ancora. volta. Evaldo che mi ha invitata cortesemente e naturalmente ci rincontreremo di presenza e lo ringrazierò ancora sentitamente. E Va bene? Federico, con cui avverrà questo Federico, scambio libresco? non lo so quello che avverrà, non lo so. Comunque ci incontreremo, ecco, e io gli regalerò il libro. Galeotta sarà Giovanna. Bene, Giovanna, Giovanna, aspettiamo allora Giovanna è questo evento, bravissima. spero. Tanto, dovendo fare un evento privato, non c'è bisogno di un grande preavviso, perché quando io li faccio a Castello, che è una sala comunale, devo iniziare 2 mesi prima a fare la domanda, aspettare che la giunta si riunisca, mi dà l'autorizzazione, insomma, un procedimento un po' lungo. Invece, dovendo fare un evento privato, si può organizzare anche in 5 giorni. Ecco, siamo d'accordo i relatori, siamo liberi e partiamo. Invitiamo degli amici perché chiaramente in presenza non possono essere tanti, perché per il Covid non possono essere tanti, e poi facciamo evento sia come diretta Facebook che la registrazione che andrà poi su YouTube. Ecco, ora la parola a Federico, poi chiudiamo perché già siamo Sì, abbastanza come tempo. voleva sentire una parte un breve brano. Sì, però alza sempre un po' la voce, Federico, Un ecco. breve brano che ho deciso di trarre da questo libro, Alzalo un po', alza un po' il libro. La città dai 100 colori. Alzalo un altro Alza pochino. su. Alzalo, ecco, perfetto, perfetto. La città dei 100 colori. Ok. L'ultimissima parte dell'ultimissimo capitolo parla di città. E dice, l'ultimissimo pezzo dice, e tutto quel dono era per un uomo soltanto, quello che dall'alto delle mura ciclopiche guardava il paesaggio davanti a sé, spargendo su esso il proprio specialissimo ideale. Nessuno mai l'avrebbe aiutato a realizzarlo perché nessuno lo condivideva in pieno. E se col tempo le colline e i campi verdi si sarebbero di nuovo ricoperti di una città, quella non sarebbe mai potuta essere la città che lui o chiunque altro aveva avuto in mente. Sarebbe stata diversa da tutto, unica, misteriosamente più grande e ricca di suggestioni della somma di qualsiasi insieme di volontà umane. Nonostante ogni sforzo per preservarla e renderla eterna, di nuovo sarebbe stata soggetta alle forze impersonali della storia, capace di sprofondarla negli abissi dell'oblio, sotto un oceano di polvere e di ricordi leggendari, ovvero anche di rilanciarla in un avvenire ignoto, fatto di vaghi presagi, di consapevolezza provvisoria, di un sapere e di un destino tutti da costruire. Ma per quanto lontano quell'uomo fosse giunto lì, su ciò che era, sarebbe per sempre restato. E per sempre la sua più grande e forse l'unica speranza sarebbe continuata a essere la possibilità che lui stesso e il mondo tutto intorno fossero parte di un mistero benevolo, capace di portarlo lontano, lontano, e di ricondurlo infine dolcemente al cuore di tutto, dove stanno la nostalgia del passato e quella per il futuro, un tenue ricordo di luce e d'amore e i sogni.
Bravissimo. bello. E Bene, invece, bravo. Valto, pure tu sei anche scrittore, oltre a essere uno psicologo. Sì, ho scritto migliaia di articoli naturalmente, ma i miei libri sono soltanto tre. Il primo è un libro di economia riguarda i paesi in via di sviluppo, con le infrastrutture, il decollo economico, il caso dello Zaire. Il secondo è un libro sull'ipnosi, l'ipnosi, l'introduzione psicofisiologica. Il terzo è di esoterismo, Fulvio Rendel, Una vita nel mondo degli spiriti. Quindi queste sono le tre, opere come libri e così via. Bene, grazie a Giovanna, grazie ad Adriana, grazie a Federico Sì, per questo grazie a incontro tutti di per oggi. questa conversazione che intitolerò questo video semplicemente una conversazione. Sì, mi piacerebbe, se Giovanni è d'accordo, un minuto solo, un consiglio rapidissimo in termini di seduzione. Cioè, tu, Giovanna, come donna, che consiglio daresti di seduzione? Lo stesso vale per Adriana, lo stesso vale per Federico. Guarda, mi Qual è il trovi segreto della completamente seduzione? essere se stessi. È Essere se stessi, dice Giovanna. E semplice. Adriana che dice? Come dire, far finta di niente, Far finta di niente. Federico? anche se dentro ti interessa tantissimo, capisci? Quindi, Ma far finta di niente. far finta di niente. E Federico? Beh, Federico dice che probabilmente occorre mostrare un po' di creatività, un po' di benevolenza e anche molta disponibilità. Sono migliori delle altre. Fra tutte, probabilmente, la massima è la gentilezza. La Gentilezza. gentilezza. Quindi questa è la tua arma segreta. Sì. Bravissimo, grazie Federico, ne farò nota. E tu invece, Valdo, la tua? E la mia è niente, ormai è godersi la pace dei sensi. Questo è il Tranquilli. consiglio migliore. Ok, Bene, grazie ancora Giovanna, buona vita. grazie a voi, Grazie allora a ancora Adriana, buona presto. vita, grazie Ciao ancora a Federico, tutti, buona vita. grazie a Ciao a voi, tutti. grazie a Giovanna, grazie a Federico e un bacione a Valdo, me lo posso permettere dopo tanti anni. Ciao allora. Prima che Ciao. scada. Ciao.